La Banca della Provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente. Buonasera, il dato di difficile governabilità per l'Italia emerso purtroppo dal risultato delle elezioni politiche di domenica e lunedì scorso è stato accolto con molto nervosismo dai mercati. Tuttavia, dopo un martedì nero con la borsa che ha perso quasi 5 punti, con una capitalizzazione bruciata di circa 17 miliardi, con lo spread rimbalzato attorno ai 350 punti, con i credit default swap, cioè i CDS, l'assicurazione contro il rischio di default, di fallimento di uno Stato, italiani superiori addirittura a quelli spagnoli e soprattutto con la preoccupazione delle cancellerie europee di un contagio all'intero eurosistema, la situazione si è abbastanza normalizzata nonostante la chiusura negativa di quest'oggi, di cui ci parlerà in fondo alla trasmissione il nostro dottor Francesco Locci. Questo soprattutto è stato dovuto al buon esito delle aste dei bot a 6 mesi, ma soprattutto in particolare dei BTP a 5-10 anni. Dico in particolare perché 5-10 anni sono una scadenza che va al di là dell'ombrello del possibile intervento della Banca Centrale Europea attraverso l'OMT, l'Authorized Monetary Transactions, che arriva fino a 3 anni. E poi queste aste sono state confortate da una adeguata domanda e da tassi sì in aumento come era inevitabile, ma abbastanza contenute, soprattutto lontano per quanto riguarda i BTP a 10 anni alla soglia psicologica del 5%. Possiamo quindi dire che i mercati si sono allocati in una situazione di attesa degli sviluppi della crisi politica italiana, che però ha i suoi tempi tecnici e che quindi potrebbero non coincidere con quelli degli investitori. Uno dei rischi di questa situazione, oltre a quello della necessità di una manovra correttiva immediata, dato l'andamento dei tassi, è certamente anche quello di un aumento del costo della raccolta, del costo del funding da parte delle banche, che sono penalizzate dall'avere in pancia una quantità notevole appunto di titoli italiani, e questo potrebbe rendere ancora più pesante la stretta creditizia e togliere ossigeno alla ripresa economica che dovrebbe verificarsi secondo molti osservatori, in particolare secondo anche il presidente della BCE Draghi, nella secondo semestre dell'attuale anno. Peraltro le nostre aziende sottocapitalizzate sono fra quelle occidentali le più condizionate per le loro esigenze di liquidità all'appoggio delle banche, all'80% per le aziende italiane, contro una media del 65% per la media europea delle aziende appunto dell'Eurozona e contro addirittura un 35% delle aziende USA. Intanto purtroppo la produzione industriale continua a precipitare. L'ultimo dato febbraio 2013 su febbraio 2012, quindi un tendenziale, ha registrato una flessione del 7%. Però vorrei concludere con una notizia positiva prima di collegarci con Locci, ed è questa la conferma del buon andamento, del favorevole andamento dell'export, soprattutto verso i paesi dell'Asia, in particolare la Cina, che potrebbe rappresentare la salvezza dell'Italia con il suo enorme bacino di acquisto, e nei confronti anche degli USA. Il dato gennaio 2013 ha registrato sulla media tendenziale di un anno, quindi rispetto al dato gennaio 2012, un aumento addirittura delle esportazioni del 18%,
che ha permesso di dimezzare secco subito il deficit della bilancia commerciale italiana. Addirittura, se parliamo di dati destagionalizzati, il deficit si è trasformato in un surplus modesto, 1,5 miliardi di euro, tuttavia molto significativo. Allora, ora colleghiamoci con Francesco Locci, il dottor Francesco Locci, dalla sala operativa della Banca della Provincia di Macerata, il quale ci aggiornerà sulla chiusura della borsa e su questa settimana piuttosto pesante. Grazie, ciao Francesco. Buonasera Enrico. Ecco. Allora. Sì, di pure come ha chiuso la borsa in maniera negativa, mi sembra. Sì, è stata una seduta negativa quest'oggi per tutte le borse europee. Vediamo Piazza Affari chiudere intorno a meno 1,16 e la borsa tedesca a meno 0,20 e la borsa francese a meno 0,52. Pesano per quanto riguarda l'Italia l'incertezza politica lasciata in seguito al risultato elettorale di lunedì sera. Per quanto riguarda lo spread, anch'esso ormai stabilizzato intorno al livello di 335 punti, con un rendimento del decennale che si attesta a 4,73%. Quindi il post elezioni ha fatto salire lo spread di ben 0,70 punti percentuali. Tu pensi che questa sia una situazione di attesa, come ho detto poc'anzi, oppure ancora prima del tentativo di risolvere la crisi governativa potremmo attenderci ulteriori peggioramenti come quello di oggi, ad esempio? Ma io individuo un livello massimo dello spread di circa 400 punti base. Non penso di, anche nonostante l'incertezza che ha lasciato sul campo il risultato elettorale, non penso che ritorneremo a valori dello scorso anno, quando ha sfiorato e addirittura superato i 500 punti base. Grazie Francesco, buonasera, grazie ancora. Adesso la nostra trasmissione si conclude con ospite della nostra Stefania Rossetti, Franco Malagrida, un big della imprenditoria maceratese, il titolare delle omonime manifatture di Tolentino, azienda conosciutissima come produzione di maglieria, ed è anche membro del consiglio di amministrazione della Banca della Provincia di Macerata, quindi un osservatorio privilegiato dal quale Franco Malagrida potrà esprimerà il suo pensiero, il suo giudizio sulla crisi economica generale e su quella particolare della nostra provincia, della nostra zona, della nostra Italia. Grazie, buonasera, sentite che è interessante. Buonasera. Franco Malagrida, siamo al dopo elezioni, si parla di shock elettorale, una situazione che travolge la borsa, lo spread, il differenziale di rendimento tra BTP e Bund tedeschi ha ricominciato a salire. Secondo lei c'è la possibilità di ritornare ai livelli dell'estate del 2011 e questo quanto potrebbe incidere, quali potrebbero essere le conseguenze? Questo purtroppo è quello che stiamo vedendo, notando proprio in questi ultimissimi giorni. Io mi auguro che questo sia uno shock subito post elettorale, che poi si normalizzi un po' man mano che le cose si cominciano un po' più a chiarire. Però certo che le prospettive non è che sono che siano rosee. Noi di tutto abbiamo bisogno, fuorché di queste nuove blocchi, questi fermi. Noi come imprenditori abbiamo bisogno di avere delle prospettive, dei programmi e delle situazioni che ci diano la possibilità di fare dei programmi futuri. Passiamo dal panorama nazionale a quello locale. L'azienda Malagrida come sta affrontando questo periodo di crisi? Purtroppo, come tutte le altre aziende, anche noi stiamo subendo delle battute d'arresto per il mercato nazionale. Il mercato estero non è stato mai il nostro forte, facciamo qualcosa nell'estero, ma nel mercato nazionale
ci sono dei problemi di grande difficoltà, soprattutto per quello che concerne la questione finanziaria con la riscossione da parte dei nostri clienti. Si trovano in grossissime difficoltà e noi quindi non possiamo, dobbiamo necessariamente contenere, se vogliamo, tra virgolette, anche le vendite, perché poi non riscuotendo abbiamo tutto l'interesse, addirittura non vendendo, però i fatturati si abbassano e la struttura produttiva la dobbiamo rimodellare a quelle che sono le esigenze naturalmente del mercato, che per il momento non vediamo sbocchi molto 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 favorevoli. E allora qual è la sua ricetta per uscire dalla crisi? Noi paghiamo dei contributi e degli oneri sociali molto alti. Noi continueremo a pagare quelli lì, ma se una parte minima di quelle andasse direttamente al nostro collaboratore, ai nostri dipendenti, e quindi uno scorporo degli oneri sociali, anziché prendere lo Stato, una parte li prenderebbe direttamente il collaboratore o l'operaio, credo che si potrebbe rimettere in riattività un sistema di almeno di riacquisto da parte un po' di soldi, avendo più disponibilità, queste persone potrebbero cominciare un pochettino a ricoperare qualche cosa in più sul mercato e quindi riaprire un sistema produttivo che potrebbe permettere alle industrie di respirare e poter riprogrammare il futuro. La Banca della Provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente.